Bella a tutti ragazzi, bella a tutti, bentornati sempre sul canale Fede Company, siamo di nuovo qua con Dark Souls 1 e io volevo tenere quest'armatura per andare a battere il boss, i boss, perché non è solo uno, però volevo anche provare ad andare in fast roll, però sarà una cosa abbastanza complicatuccia qui. Intanto facciamo, non vi ho fatto vedere l'armatura di Ava, che è un'altra cosa che è anche molto figa da vedere, anche se è veramente pesantissima. Guarda che roba, bellissima. Tra l'altro qua si vede benissimo che è di pietra, invece nel 2 sembra tipo alluminio, acciaio, invece è pietra, l'armatura di Ava è vera pietra. Guardate la maestosità, non riesce neanche a tenerlo sullo scudo, però guardate che spettacolo, bellissimo. Come potete vedere non fa l'attacco magico, perché faceva un attacco magico lo scudo di Havel, però non riesce a usarlo perché è pesantissimo. Faccio vedere anche l'arma di Havel, il dente di Dragos. Guardate qua, madonna, non riesce neanche a farlo roll. Pesante proprio, però minchia, tanta roba, lo stile di Havel. Allora, adesso noi ci rimettiamo l'armatura d'elite più 8, anche perché più 8, quindi. E magari ci mettiamo le moncette, ce la diamo, eccole qua. Moncette del suo, sono un po' leggeri. Questo, perché non voglio proprio andare senza nulla, senza nessuna difesa. Però non siamo ancora in fase. Perché l'arma pesa tantissimo. Scusate. Allora, dove cazzo è? Minchia, non ho anelli, puttana Eva, non ho preso nessun anello. Va bene, a sto punto andiamo in vidro, però non mi piace assolutamente andare in vidro. Ecco, andiamo così, quello spattante. Abbiamo pochissime difese, però ci proviamo. Tanto non ho niente da perdere, se non morire brutalmente. Cominciamo bene. No, che bastardo. Ok. Cominciamo bene sprecando le Estus così. Per un mob. Vabbè. Niente. Quello lì si fa i cazzi suoi, basta che non gli avviso, non si avvicini. Non si fa abbastanza gli affari suoi, quindi poco male per me. Allora, vediamo un po'. Sarà una battaglia difficile, perché non vi dico, mi piacerebbe batterli alla prima, ma non sarà così semplice batterli alla prima, però. Ma ci proviamo come al solito. Ok, battiamo tutti perché non ho voglia di combattere contro questi quattro stronzi. Cazzin, ragazzi, cazzin. Questo video sarà un po' più corto degli altri, batterò il boss e poi chiuderò il video, perché mi serve assolutamente il recettacolo per trasportarmi nei falò. Che bello, Ornstein è... Questo boss è il più bel boss di tutto Dark Souls. E poi Ornstein è il più bel boss, cioè, bellissimo, c'ha uno stile proprio figo. Vai Ornstein, vieni. Con l'arma veloce è tutta un'altra storia, io ve lo dico. Poi li faccio pochissimo, ragazzi. Speravo di fargli un po' di più, ma... Ah, vabbè, insomma, che bello. Ok, bene, cominciamo bene. Devo fare attaccare, ok, smoke e poi attaccare Ornstein. Porco disco. Ha giocata malissimo.
Vabbè ragazzi, ci riproviamo, tanto non abbiamo niente da perdere se non un bel taglio, per quello che faccio soltanto questo boss in questo video, perché i tagli saranno netti e tanti. Purtroppo giocarli con un'arma così pesante è più facile da una parte ma più rischioso dall'altra, quindi io vi consiglio di usare una spada più lunga, una spada lunga più 10 del fuoco, o comunque una spada lunga di fuoco che mi fa fuori abbastanza easy, perché la spada di fuoco ad Ornstein mi fa veramente tanto male, perché Ornstein è allergico al fuoco, allergico per dire, nel senso non è che è allergico, però nel senso che appunto è debole al fuoco Ornstein, quindi lo fai fuori subito, e vi consiglio di far fuori prima Ornstein e poi Smog, anche se io una volta ho fatto fuori prima Ornstein e poi Smog, prima Smog e poi Ornstein, però Ornstein quando ammazzi l'altro prende l'energia, diventa il doppio più forte, cioè Smog è soltanto un grassone di merda abbastanza scarso, non è forte, il problema diventa appunto quando sono in due, ma se rimane soltanto Smog il problema non sussiste, diciamo. Se gli rollo in faccia, no, la mia debolezza su questo gioco sono sempre stato loro due, non vi posso dire che non è così, la debolezza mia su Dark Souls 1 sono loro due, sono questi due boss, questo boss è la mia debolezza, ho sempre fatto cacare, soltanto quando, però io devo farcela perché ce l'ho fatta. Se ne vado tutti da solo, perché è più difficile batterli con qualcuno che da solo, secondo me, perché tra che evochi Soleil, tra che Dio Bono, un Dio Bono proprio, cioè l'evocazione di Soleil è veramente difficile, cioè, a parte che io vabbè, sto dicendo non voglio usare lo scudo, però non si sa mai, teniamolo lo stesso. Devo concentrarmi molto di più perché devo pensare di giocarci da solo e non giocare facendo il video, perché facendo il video vi assicuro che è ancora più.
Bastava un po' di concentrazione, ragazzi, e cambiare arma, perché quell'arma lì era veramente troppo lenta. Cioè, ragazzi, io sono sincero, questo boss va battuto così. Quindi sti cazzi, con un'arma abbastanza veloce, che faccia abbastanza danni. Ho usato quella di cristallo, e 12 su 20 la durabilità, quindi potrei usare un pochettino la lucerna, sinceramente. Adesso magari la potenzierò fino al più 10 e utilizzerò quella. Sono un po' più veloci. Poi bisogna avere il fastroll, ragazzi, cioè non ci sono cazzi. Il fastroll, la pieno fastroll, perché sennò, cioè per come gioco io, questo non è un boss difficile. Però bisogna un attimino concentrarsi, aspettare e vedere quando si può attaccare l'uno, quando si può attaccare l'altro. Accendiamo sto cacchio di falò. E qua c'è sta Amazing Head, perché c'è la tettona, ragazzi. Guinevere. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Mamma mia, sì che vengo in mezzo alle tue tette. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day father is wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Sì. Lord Vessel, ragazzi, Lord Vessel. Scusate, problemi tecnici. Comunque sì, ragazzi, Lord Vessel, posso ascoltarmi tra i falò. Perfetto, ragazzi. Ok, non la voglio uccidere perché tanto non mi interessa ucciderla. Sapete che si può uccidere e far andare giù la tenebre in questo posto. Il santuario del legame del fuoco, io devo vedere una cosa, devo vedere se ho parlato con Zena, non ricordo come si chiama, non credo che si chiami Zena, comunque non... sì, ok, gli ho parlato. Adesso vi faccio vedere dove comprare l'armatura di Orstein, di Smoke, scusate. Hello there, I was as promised I would. I'm afraid that you are unable to learn sorcery. Oh, questo è quello che abbiamo liberato a Sand Fortress. Questo NPC qua, adesso ci sono quei quattro stronzi, quindi è bello sto gioco, è brutale. Vaffanculo, dai. Quello è NPC, porco cazzo. Adesso madonna, ragazzi, proprio basta, ho rotto i coglioni proprio. Quell'NPC, adesso ve lo faccio vedere, scusate, quello là è un NPC che vi permette di avere le armature dei boss. Questa è una di quelle cose che mi aveva chiesto anche il buon Mattia. E si teletrasporterà qua, lo trovate nelle fogne. Ed è fierissimo proprio. Hi, Shemai, and good day to you. I'm just, well, I adore trinkets and odd. Penso di non averci mai parlato. Cioè, francamente, non penso proprio di non averci mai parlato. Se non ci parli, non so, penso che comunque si teletrasporterà lo stesso, però voi nel dubbio parlateci che si trasporta qua. Armatura di cristallo, e poi il suo armatura, la sua armatura, quella del golem, perché abbiamo battuto il golem anche, e quella di Smog. Se battete prima Smog, vi darà quella di Ornstein, perché battete per ultimo Ornstein. Se invece battete prima Smog, prima Ornstein, vi darà quella di Smog. E se battete Artoria of the Abyss, lui venderà anche l'armatura di Artorias. A noi non ci interessa, perché francamente stavo bene così nudi. Fate solo attenzione a non cadere, però insomma, non è così difficile. Basta tanto prenderci un attimino la mano, come tutte le cose in Dark Souls. Scusate, stavo controllando una cosa nel microfono. Ok ragazzi, noi possiamo beccarci alla prossima. Alla prossima sbloccheremo questo cazzo di falò e faremo tornare in vita la povera guardiana del fuoco, è stata brutalmente ammazzata. E niente ragazzi, ci possiamo beccare alla prossima. Ho sbagliato le motion, vabbè.
Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti.